Bene, buongiorno a tutti. Io, beh, per chi mi conoscesse, sono una sua agenzia di più, sono un giornalista, ormai è stato dato conferito questo carico di presentare questa conferenza stampa. Grazie quindi alla CGL di Catanzaro, grazie alla persona di Giuseppe Valentino, segretario provinciale e al segretario generale di Catanzaro. Saluto, sono il sindaco Sergio Brano, Danilo Carpi, musicista, e tutti i colleghi giornalisti che hanno accolto questo invito. Presentiamo il lavoro in testa, questa manifestazione interessantissima, fatta di incontri, riflessioni, ospiti di un certo tenore e musica ad alti livelli, musica che parla delle nostre radici, ma musica che viene anche da lontano. Avremo Simone Cristicchi che ha accettato questo invito a scendere in Calabria. Io poi nel dettaglio il programma mi farebbe piacere che lo spiegasse direttamente Giuseppe Valentino, ma posso annunciarvi che avremo degli ospiti interessanti, che questa tre giorni si svilupperà dal 27 al 29 di questo mese. Avrà la location del primo giorno tutto rispetto, il parco Storaggio, poi si trasferirà nel secondo giorno, il terzo giorno a Giovino, sul comunale di Giovino, che è stato appunto disposto una location fatta ad hoc, e si passerà anche da Cipato, dal museo del complesso monumentale. Il terzo giorno c'era una parola. E per quanto riguarda la prima giornata è stata dedicata alla cultura e popoli dell'Europa. Walter Schialella, segretario generale, sarà ospite del lavoro in testa. La sera si parte con il cabaret e quindi con Egidio Ventura, quarto jazz solo latino, dico bene, nella seconda giornata avremo un tema molto particolare, appunto dedicato alla libertà, alla legalità e alla giustizia. E avremo Barbara Apuzzo, segretaria nazionale, sempre della CGL, SLC, e con lei avremo modo di capire, di entrare nel merito di questi temi. E la sera poi avremo Radici Calabre, Paracone e Palermo. Il terzo giorno, tema della CGL in particolare, tutto esclusivo, dedicato al lavoro. Abbiamo un piano, chi lavora? Stefano Cicconi, Aria Welfare, noi di CGL nazionale, sarà ospite, e Vincenzo Scudiere, segretario nazionale della CGL per noi. E la sera si chiude con Simone Misti, ma per maggiori dettagli Giuseppe Valentino a te la parola. Sì, intanto grazie a tutti voi, grazie ad Antonio che ha accettato, diciamo, di aprire la conferenza stampa, per il semplice fatto che quando ci siamo messi in testa la manifestazione che stiamo organizzando, cioè il lavoro in testa, la cosa e lo spirito che ci ha mosso non solo è quello di mettere appunto in testa, in cima all'agenda politica di questo paese, per quanto ci riguarda del nostro territorio, il lavoro con tutto quello che significa, ma di aprire delle collaborazioni sulla città, sulla provincia nel territorio nel quale noi ci muoviamo. Una di queste è con Radio Popolare Catanzaro, che seguirà la festa in diretta streaming e per quanto riguarda la parte della stampa, e l'altra è con Liberi TV, che vedete sono presente qui dentro la nostra iniziativa, con la quale non solo c'è una collaborazione appunto tecnica per quanto riguarda la festa, ma c'è una collaborazione politica che si sta concretizzando con degli accordi che spiegheremo in seguito, perché siamo in fase, diciamo, di discussione. Però quello che abbiamo voluto fare è appunto aprire e lasciare, diciamo, aperto lo spazio della festa della CGL. Ed è lo stesso spirito con il quale abbiamo chiesto al Comune di Borgia per la prima serata, per quanto riguarda la serata inaugurale al Parco Scolacium della Roccelletta, e al Comune di Catanzaro per quanto riguarda le due serate, di essere, diciamo, dei partner della festa e dell'iniziativa. Perché noi vogliamo offrire questa
nostra iniziativa al popolo catanzarese, al popolo di questo territorio. Vogliamo offrire la nostra, appunto, questa organizzazione, questa 3 giorni, sia nei dibattiti, sia per quanto riguarda la parte degli spettacoli, alla comunità che noi rappresentiamo, che noi, con la quale ogni giorno ci confrontiamo nel nostro ruolo di sindacato. Allora, la cosa che innanzitutto vorrei dire sta, diciamo, nelle indicazioni che abbiamo messo sul sito e tutta la descrizione dell'evento, è che il primo impatto che abbiamo avuto quando abbiamo scritto festa provinciale per il lavoro è quello di tante persone che ci dicono: ma è inutile festeggiare il lavoro in questo momento di crisi economica che è appunto il sonorato del lavoro manca. Noi abbiamo voluto giocare appunto su questa contraddizione, perché crediamo, insomma, di essere ancora un soggetto, di essere un sindacato che ha, diciamo, il diritto di rivendicare il lavoro in questo paese, a partire appunto dal diritto fondamentale al lavoro, dalla Costituzione, e di rivendicare appunto una festa per il lavoro che rivendica e che mette al centro il tema del lavoro, e lo fa appunto a partire da temi territoriali, dal territorio. Noi crediamo, insomma, assolutamente che in coerenza con l'agenda politica della CGIL nazionale, quello ci stiamo sempre, nel senso che è le manifestazioni, quello che noi, le vertenze, i temi appunto politici della nostra grande organizzazione si collocano nel territorio naturalmente, perché siamo parte, diciamo, di un'organizzazione unitaria da questo punto di vista, ma che dal territorio, dalla provincia, dal mondo in cui, che noi rappresentiamo, da dove ci muoviamo, noi possiamo creare vertenze, potenzialità, movimenti che possono, diciamo, attivare il lavoro. Questo è lo spirito di questa festa, questo è lo spirito con il quale ci muoviamo e ci siamo mossi. E sapendo che poi sulla parte anche tecnica, se Bruno, che è il segretario organizzativo, che quindi ha, diciamo, a mente, diciamo, tutta la parte, diciamo, organizzativa, sulle spalle tutta la parte, diciamo, più tecnica e più sporca, diciamo, dell'organizzazione dell'evento, ma già a prima acchito ci siamo accorti, quando ci siamo messi a montare questa grande, diciamo, festa e questa 3 giorni, delle difficoltà che ci sono nell'organizzare un evento del genere in questa città o in questa provincia. Difficoltà che dipendono naturalmente da storicità e da situazioni, diciamo, storiche, ma per esempio già dentro l'area la difficoltà di avere la corrente, la difficoltà di avere l'acqua, la difficoltà di avere alcune cose che non dipendono, ripeto, insomma, da fatti contingenti, ma dipendono da un modo di organizzare il territorio negli anni e nelle politiche che si sono state fatte, che guardano poco e con poco interesse alle questioni, diciamo, che attengono al mondo dei giovani. La nostra terra è una terra in cui far avere, far arrivare, diciamo, degli eventi nazionali è sempre complicato e difficile, e questo è un tema anche che noi vogliamo che sia dentro la festa, cioè il fatto che appunto noi chiediamo a Simone Cristicchi di essere con noi, mantenendo noi però la regia della festa. Poi Danilo Gatto spiega le questioni, diciamo, che culturalmente ci hanno portato a fare delle scelte, ma vogliamo parlare un linguaggio calabrese, aiutati appunto, diciamo, da Simone Cristicchi. E il tema appunto dei grandi eventi, dei grandi concerti che in questa terra non arrivano, secondo noi è un tema che nega cultura alle giovani generazioni, nega la possibilità di crescita alle giovani generazioni, e l'abbiamo voluto evidenziare anche in questo modo. Detto questo, programma politico, lo accennava Antonio, ma apriamo a Borgia proprio perché la tradizione del 1° maggio di quel paese vogliamo farla vivere al di là del 1° maggio, e vorremmo parlare, partire dal 1° maggio appunto per parlare dei temi veri del lavoro, e soprattutto rispetto alla questione del tratto della Roccelletta vogliamo mettere il tema del turismo dal nostro punto di vista e per come va secondo noi inserito, tant'è che avremo appunto ospiti che discuteranno di questo insieme a noi, oltre che del fatto che, avendo la possibilità di ospitare Walter Schiavella, quindi il segretario generale della Fillea, discuteremo di tematiche legate al territorio, all'erosione del territorio e quindi allo spazio che viene occupato. E anche qui un'altra cosa, insomma, su questo tema, lo spazio che viene occupato, la terra che viene negata alle future generazioni, noi stiamo conducendo anche delle battaglie, e dentro questo, rispetto, dicevo, al tema, discuteremo del fatto che spesso le politiche dei comuni, spesso le politiche appunto che si svolgono nelle amministrazioni piccole,
sembrano indifferenti dal resto della politica nazionale, regionale, che quindi insomma possa fare quello che si pare, ma sono proprio quelle che negano poi gli spazi e la terra alle future generazioni. Per questo ci sarà presente anche la segretaria generale nazionale della FLAI, CGL, che è la categoria che segue il settore agricolo, forestale, eccetera, eccetera, con la quale discuteremo appunto della qualità dell'agricoltura, di un'agricoltura di qualità per salvaguardare il territorio e quindi la difesa del suolo. Altri temi riguarderanno il rapporto del mondo del lavoro con le giovani generazioni, proprio perché è una cosa che, al quale teniamo in maniera particolare, veniamo da alcune esperienze fatte negli anni da questo punto di vista e vorremmo che queste si concretizzassero in un dibattito alla festa, alla quale parteciperà Fulvio Pammoni, che è stato segretario nazionale della CGL, ora segue la fondazione, presidente della fondazione di Vittorio, e discuteremo appunto di un tema che sembra distante, cioè il rapporto con le giovani generazioni. Vado velocemente sulla seconda giornata, perché Bruno mi sta giustamente tirando dalla giacchetta, anche se non ce l'ho, e temi che riguarderanno la libertà, la legalità e la giustizia. Parleremo della campagna Tre Leggi che noi sosteniamo per l'introduzione del reato di tortura nel codice penale. Il caso Cucchi ultimamente insomma ci dà anche un risalto a questo tema. Parleremo della introduzione nelle carceri della Costituzione. Sappiamo bene insomma che ogni tanto discutiamo di quello che succede a Siano rispetto ai diritti civili, rispetto ai suicidi che avvengono nelle carceri. Parleremo del tema della legalizzazione delle droghe leggere dentro la campagna appunto Tre Firme, e questo si concretizzerà anche il rapporto con Liberi TV, con la comunità LGBT che sarà presente diciamo ai temi. Avremo degli ospiti che fanno riferimento a quel tipo di comunità, come Nicosia, siciliano, che parlerà, discuterà con noi del tema delle carceri proprio perché c'è stato e racconterà la sua storia, insomma, e tutte le informazioni rispetto agli ospiti sono presenti anche tra l'altro sul sito internet, per cui potete attingere benissimo perché è aggiornato di momento in momento. E l'ultima delle importanti diciamo sarà la presenza insieme a Barbara Puzzo della SLC nazionale, di Enrico Fierro del Fatto Quotidiano e del giudice Amelio, che è un nostro conterraneo che ha seguito i processi per Ustica, per le BR e per altri casi eclatanti, che discuterà insieme a noi di libera stampa e libero Stato, cioè di come la stampa può aiutare a vivere in una democrazia più libera e sana. Diceva all'inizio il tema del lavoro, lo leghiamo a due o tre cose fondamentali. Quella l'ultimo giorno sull'agricoltura che citavo prima con Stefania Croggi, quella di fatto al complesso monumentale, perché avendo approcciato la campagna nazionale Stop Ospedali Psichiatrici Giudiziari proviamo a verificare nella nostra terra quali cose possono portare lavoro creando, diciamo, attenendo gli investimenti che su questa partita ci sono. E sarà presente a questa iniziativa Alfredo Iorri della Funzione Pubblica CGL Calabria, così come Stefano Cecconi della CGL Nazionale. Chiuderemo tutto l'evento politico con una grande presenza, perché il segretario diciamo, dell'Organizzazione Nazionale Vincenzo Scudiere, che insieme a Michele Gravano, che è qui presente, a Domingo Battaglia, a Quando Ferro e al sindaco di Catanzaro, moderati da Dino Vitale, che conoscete tutti, per Gutenberg e per la Fondazione Innes, un dibattito sulla crisi economica e sociale e la povertà, che è un tema che è all'ordine del giorno della nostra agenda politica, è un tema che pensiamo possa concludere questi tre giorni di festa politica, proprio per non tanto dare un messaggio cupo alla fine, ma proprio un messaggio di speranza e di rilancio sui temi del lavoro, sui temi della condizione sociale della nostra gente. Io credo di aver detto tutto quello che riguarda il programma politico, sulla parte diciamo poi diamo insomma, la gestisce la io adesso costerei la parola al sindaco Sergio Bravo anche per sì, intanto ringraziate per avermi invitato in questa conferenza stampa, anche perché avendo letto il programma onestamente ritengo che abbia fatto bene la CGL a porre in essere le tematiche che sono state indicate appunto nel programma, e quindi ho inteso partecipare e dare il mio contributo relativamente a quella che comunque è l'argomento più importante, che è la questione del lavoro. Che al di là delle altre proposte che ritengo anche utili, io mi soffermerei prevalentemente su questo, perché credo che il problema principale oggi sia questo, dare una prospettiva ai nostri giovani. Innanzitutto
voglio dire, devo un po' di risposte anche all'introduzione che ha fatto il Presidente provinciale della CGIL. Per quanto riguarda gli spazi per manifestazioni, non è bello che i comuni non si organizzano, perché noi abbiamo dato negli anni passati grande spazio alle manifestazioni, credo che uno dei concetti che si è organizzato in queste città non è uguale, diciamo, nelle regioni del sud. E proprio per questo noi avevamo destinato con un finanziamento pubblico un'area che era l'area polifunzionale dove si sono svolte la maggior parte dei concerti, quindi c'è una grande attenzione a far sicuramente far diventare un fiore all'occhiello gli spettacoli, soprattutto per i giovani in questa città, non restando che adesso sapete perfettamente che quest'area dovrebbe chiedere dei contributi per recuperarla perché è stata distrutta. E quella di scegliere oggi l'area di Giovino è stata una vostra proposta che io ho accettato ben volentieri, vista l'esperienza che abbiamo avuto anche col Vescovo nell'organizzare quel grande convegno proprio a Giovino, perché non è che si presta, poi potremmo decidere in futuro anche di attrezzarla, perché capisco le difficoltà di portare l'energia elettrica d'acqua, però voglio dire è uno spazio naturale che permette di avere sicuramente molto più presenze rispetto a quelle che non si potrebbero avere. Per quanto riguarda l'opportunità di fare o no questi concerti, io invece vi appoggio da questo punto di vista politico. Insomma, vi dico, la CGL si permette in questo momento di fare manifestazioni perché ogni iniziativa, secondo me, è lodevole, deve essere da parte dell'amministrazione, deve essere incentivata, anche se il momento è drammatico, perché allora proprio perché è drammatico non dovremmo fare nient'altro, dovremmo chiudere il Politeama, dovremmo chiudere il teatro. Oggi dire spendiamo 100 euro per il teatro quando la gente muore di fame, dovremmo chiudere tutto. Quindi io esorto invece e dico che la CGL ha fatto bene a organizzare su tematiche così importanti anche delle manifestazioni, perché non dobbiamo fermarci, dobbiamo aggredire il problema ma senza fermarci e tralasciare tutto il resto. Quindi questo credo che sia un concetto che serve a voi ma serve anche a noi come amministrazione, perché noi dobbiamo continuare. Per quanto riguarda i comuni, qui si apre un dibattito molto molto importante se i comuni nel passato o nel presente si interessano o non si interessano di politiche di incentivazione per quanto riguarda il mondo giovanile e soprattutto il mondo del lavoro. Diciamo che i comuni hanno bisogno di avere una guida, che sia il sindacato, e lo ritengo partner importantissimo sulla vicenda del lavoro. Non si può oggi parlare di lavoro senza coinvolgere il sindacato. Io sono di quelli che non si mette mai di traverso rispetto al fatto di discutere col mondo sindacale. Del partito presso dopo. Credo che sia il soggetto più importante da evitare da una concertazione. I comuni molto, molto spesso non ce la fanno a discutere di queste problematiche, mi riferisco soprattutto ai piccoli comuni. E qui c'è un errore da parte dei sindaci dei capoluoghi di provincia, che dovrebbe essere da altra cosa, cioè dovrebbero collaborare con i comuni, dare una mano a quei comuni. Perché per noi è più facile entrare nelle stanze, voglio dire, che contano come sindaci capoluogo ed essere ascoltati rispetto invece a una marea di sindaci che rispondono al territorio sulle esigenze che hanno ogni giorno i cittadini, ma hanno difficoltà poi ad affrontarsi con le istituzioni. E quindi credo che sia un dovere da parte dei sindaci capoluoghi di provincia. L'ho notato questo sulla questione della sanità, lo noto sulla questione dei rifiuti. Se io oggi non lavorassi insieme ai sindaci, questo obiettivo non l'avremmo raggiunto. Quindi sono per loro una forza come il comune di Catanzaro, ma loro sono una forza per me come sindaco della città di Catanzaro, perché avere una rappresentanza nutrita di sindaci che ti collaborano e si collegano a te per affrontare alcune problematiche, abbiamo visto porta dei risultati. Sui temi indicati nel programma, non voglio soffermarmi su tutti gli altri, ma preferisco farlo su quello del mondo del lavoro. Qui dobbiamo avere le idee chiare, la proposta della CGL, io ancora non ho avuto modo di valutarla, ma qualsiasi essa sia, è una problematica così difficile, dove io credo che non bastino gli incentivi che il governo si appresta a dare in questo momento per discutere delle questioni del lavoro. Che noi abbiamo perso il know-how, abbiamo perso l'opportunità di fare ricerca nel nostro paese. Se io oggi
anche per la mia esperienza imprenditore, dovessi dire a chi riceve gli incentivi che cosa poter produrre, non saprei cosa dirgli oggi, non saprei cosa consigliargli, perché oggi non è il problema solo giovani, c'è il finanziamento. Ci può dare pure l'80% proprio per lui. Il problema è che cosa produrre, perché non si riesce a vendere più. Cioè non abbiamo capito che l'importanza di questo paese poteva essere, come dire, intanto collegarsi sui settori trainanti in questo momento. Io l'ho sempre detto, l'ho detto anche alla regione, lo dirò al mondo intero. Noi abbiamo l'energia alternativa che è una grande opportunità. Abbiamo l'acqua che è una grande opportunità. Abbiamo i rifiuti che è una grande opportunità. Mi sembra strano questo dicendo, ma sono, come dire, le cose basilari nel momento in cui, siccome non si vende niente, non si, quello che si riesce a produrre non si riesce a vendere, su questi tre temi avevamo un'opportunità che non abbiamo sempre utilizzato. Io, come dire, chiederò che la CGL faccia uno studio, visto il consiglio che avete le persone competenti all'interno, per capire, per esempio, il fenomeno sull'energia alternativa, l'opportunità che abbiamo perso in questa regione. E abbiamo sbagliato tutti, destra, sinistra, certo, abbiamo sbagliato tutti, sindacati, imprenditori, tutti. Nessuno può indietreggiare su questa cosa dicendo io non c'entro assolutamente niente, perché ognuno di noi poteva fare la sua parte. Quando hanno approvato la legge, quando abbiamo consentito alle multinazionali di venire a montare questi parchi, dove l'investimento si recupera in 2 anni e mezzo e dove l'introito, andate a vedere l'introito che c'è relativamente a tutti questi parchi, e oggi stiamo parlando intorno al 1 miliardo l'anno. Cioè se l'avessimo fatto noi come investimento, visto che considerando che era sul nostro territorio, oggi avremmo avuto la possibilità di avere 1 miliardo libero di investimento attraverso il nostro territorio. Con una popolazione di 2 milioni di abitanti saremmo diventati ricchi. L'acqua, considerato che abbiamo quantità d'acqua non solo sufficienti per la nostra regione, ma addirittura ne abbiamo in quantità anche superiori rispetto a quella che è la necessità. Se oggi non perdessimo il 40% dell'acqua, e addirittura quindi non creeremo anche disastri sul territorio, perché la perdita dell'acqua, ricordatevi che alcune frane che sono intervenute sui territori è dovuta anche alla perdita dell'acqua. Va bene? Molti territori franano per via delle perdite dell'acqua. Ma oggi abbiamo l'acqua a cascata che produce attraverso le turbine elettriche, produce energia, ma che vuol dire? Abbiamo tutta l'acqua a cascata in Calabria. Abbiamo la possibilità, se recuperassimo questo 40%, di venderla. E con il clima che sta cambiando, oggi avere una risorsa come l'acqua è una delle cose più importanti. E ripeto, anche quella della, per quanto riguarda i rifiuti. Voi sapete cosa significa oggi fare un porta a porta e non scaricare, non mettere il materiale nelle discariche che danneggia il territorio, perché ci vogliono 40 anni per bonificare queste discariche. Si può arrivare fino al 90% sulle differenziate se abbiamo le piattaforme, che è la proposta che noi stiamo facendo anche con la legge regionale, per, come dire, per il stoccaggio e fare la materia prima, realizzare la materia prima che poi viene venduta alle aziende. È una grande opportunità, perché per fare il porta a porta adopereremo decine di migliaia di persone, per tutti i 400 nel comune, naturalmente mi riferisco, per fare questo lavoro che darebbe la possibilità di migliorare l'ambiente, darebbe la possibilità di parlare con questi giovani, ma soprattutto darebbe la possibilità di vendere questo materiale e di avere degli introiti. E queste sono le prime tre cose su cui noi ci possiamo concentrare. Ma la vicenda poi del lavoro, e quindi utilizzare bene gli incentivi, non è una cosa facile. Se qualcuno ritiene di avere la presunzione di dire che attraverso un progetto riuscirà a risolvere e incentivare il lavoro, vi dico che sbaglio. Qui serve una concentrazione e una responsabilità da parte di tutti. Sulla vicenda lavoro non ci devono essere parole politiche. Non deve essere più speso neanche un centesimo, né da parte del governo centrale, né da parte della regione, né della comunità europea, che non venga e venga utilizzato nel migliore dei modi, visto che non abbiamo qualche opportunità, e che non venga concertato prima intorno a un tavolo. Perché rischieremo di sbagliare.
l'hanno fatto in maniera sbagliata i governi di sinistra, l'hanno fatto in maniera sbagliata i governi di centrodestra, l'abbiamo fatto tutti. Io come classe imprenditoriale ho sempre detto che i contributi al fondo perduto non fanno altro che alimentare l'imprenditore morto e fuggito, che arriva, prende il contributo e scappa. Lo abbiamo toccato con mano, in un arco dell'ultimo ventennio. Non è con i contributi che si crea lavoro, non è con i contributi che si crea impresa. Quindi noi dobbiamo capire la vocazione dei territori della nostra regione, capire le filiere e proteggerci il mercato interno. Io ho fatto gli studi sulla questione della sanità. Noi abbiamo un bilancio di circa 3 miliardi e mezzo nel settore della sanità. 2 miliardi di questi 3 miliardi e mezzo sono acquisti di beni e servizi. Noi non produciamo neanche un centesimo, quindi sono 2 miliardi che noi portiamo fuori, compriamo tutto, tutto. Allora, prima di parlare di incentivi, prima di dire ai giovani c'è un contributo se domani mattina apri l'azienda, vogliamo dare educazione su che cosa serve per fare produzione? Vogliamo proteggere prima di tutto il nostro mercato interno, così come fanno le altre regioni. Le altre regioni, gli imprenditori locali nostri, i calabresi, non li fanno entrare, si proteggono il mercato. Noi invece non proteggiamo neanche il nostro mercato interno. E questo però, il mio vuole essere uno stimolo, non è una legge, non è una proposta la mia. Solamente dire, io ho questa idea, la vogliamo discutere, sarà anche sbagliata la mia, perché come dicevo prima non ci può essere la presunzione di dire, nessuno di noi può dire, ho il metro giusto per darvi un suggerimento di quello che fa l'occupazione. È talmente difficile, è talmente delicata che su questo tema con molta responsabilità, dicevo prima, dobbiamo riunirci tutti quanti. E per me è il motivo di orgoglio oggi partecipare a questa riunione, perché ritengo che il sindacato sia un soggetto che può dare non solo un grosso contributo, ma dovrà sulla parte nostra metterlo intorno a un tavolo e ragionare insieme a tutto il mondo sindacato, quindi politico, sindacale ed economico, quindi anche imprenditoriale. Prima lo facciamo o meglio. Noi oggi accettiamo la proposta anche del governo centrale, perché qualsiasi proposta in questo momento possa arrivare sicuramente qualcosa di positivo, perché comunque significa dare finanziamento. Però credo che bisogna organizzare tramite il mondo sindacale, che è deputato secondo me a poterlo fare, organizzare magari una 3 giorni con gli amministratori pubblici di destra e di sinistra, chiuderci in un villaggio e discutere per 3 giorni intero come organizzare la nostra regione, invitando tutti i partiti, tutti, invitando tutti i soggetti che possono fare qualcosa per questa nostra regione, perché allora sì che dimostreremo grande responsabilità e non ci sarebbe nei confronti oggi della cittadinanza quella negazione, quella negatività che c'è nei confronti della politica, nei confronti del mondo imprenditoriale, nei confronti di una classe dirigente che dicono giustamente ai giovani avete fallito perché ci avete lasciato una verità che non possiamo sopportare. Guardate, questo ragionamento viene fuori non da un ragionamento dell'esperienza come amministratore e come imprenditore, questo ragionamento che io oggi faccio viene fuori dalla sensibilità, se ce l'hai, di sentire giornalmente i giovani disperati, le famiglie disperate e senza poter dare neanche un minimo contributo io come amministratore, neanche per dire ti suggerisco una qualcosa, perché non riusciamo neanche più a suggerire niente. Quindi ci troviamo con le mani legate senza sapere neanche rispondere a quei giovani. E guardate che per un giovane, molte volte credo che tutti quanti noi, le nostre famiglie, pensiamo al futuro e dire faccio un investimento in una casa perché poi se succede qualcosa a me la casa ne sta mio figlio, faccio quest'altra cosa perché oggi domani spero di poter lavorare mio figlio, e già noi abbiamo il dubbio e siamo una classe dirigente che qualcosa a casa va a portare. Voi mettetevi nei panni di chi non ha neanche questa prospettiva,
di chi ogni giorno si alza dal letto, esce e al di là del fatto di incontrare gli amici e andare a mangiare la pizza, non sa se domani dovrà trovare una donna con cui aprire una famiglia, non sa se potrà dare spazio a un figlio perché magari non lavora, non c'era già un figlio. Ma guardate che sta diventando una cosa veramente drammatica. Allora, rispetto a una cosa del genere, io annullo totalmente ciò che succede tutti i giorni tra diatribe del centro-destra, centro-sinistra, quando siamo qua, quando siamo là, io annullo tutto, annullo completamente, dico con grande responsabilità, mettiamoci in tavola da prima. Grazie. Bene, grazie Sindaco, apprezziamo anche questo atto di responsabilità molto importante che ci gela e coglie sicuramente. A questo punto non c'è stato che ascoltare il segretario. Io sono dato, sono la Cigelle Michele Carano, subito dopo ascolteremo Marino Gatti. Innanzitutto intendo ringraziare il sindaco per la sua cortesia e la sua disponibilità, non è da tutti i giorni avere questo grado, e quindi siccome siamo amici capiamo anche il valore. E quindi personalmente, oltre a nome dell'organizzazione, intendo ringraziare. Dalle cose che ha detto il sindaco, mi rendo conto che il dibattito della sera sarà un dibattito interessante e ricco, e per quanto riguarda noi il nostro sforzo è quello di determinare convergenze su obiettivi e su proposte, perché di fondo dobbiamo servire anche a questo, a misurarci. E una piccola premessa: questa è una festa per noi, non è la festa del lavoro, perché la festa del lavoro c'è da qualche anno per fortuna, e ogni primo maggio si celebra in tutte le parti del mondo. La festa per il lavoro perché il 22 noi abbiamo una grande manifestazione nazionale a Roma per riportare il lavoro al centro dell'attenzione del governo. Successivamente c'è questo evento importante. E che quindi la festa per il lavoro è un modo con modalità diverse della tradizione degli strumenti sindacali per parlare a quanto più gente possibile di questo tema, per sensibilizzarli e uscire anche fuori dall'isolamento, dalla disperazione, anche dalla depressione. E da questo punto di vista il tema lavoro e povertà, perché stamattina l'ha ricordato la Banca d'Italia, noi abbiamo una caduta dell'occupazione nel paese e in maniera drammatica al sud e nel sud la Calabria. Oltre a cadere l'occupazione cade anche il reddito dei lavoratori, che diventano sempre più poveri, nel senso che quello che guadagnano come salari non è più sufficiente a vivere. E cresce anche l'impoverimento di famiglie non connesse all'attività lavorativa. Ed è un circuito, come ricordate sempre, un circuito che può determinare una discesa esplosiva. Intanto il nostro sforzo è quello di sensibilizzare su queste connessioni nuove. Noi faremo uno sforzo per tradurre, così come abbiamo fatto con la conferenza di programma a Crotone, anche nell'area di Catanzaro, che cosa noi intendiamo per politiche del lavoro. Noi abbiamo lanciato una proposta nazionale, tra l'altro nell'ultimo mese, una cosa che considero, la conferenza episcopale italiana ha lanciato uno studio anche dal loro punto di vista, e anche molto autorevole, molto serio, su come intende rilanciare la politica del lavoro in questo paese, con Monsignor Magnasco e il portiere della conferenza episcopale, che non a caso noi abbiamo voluto anche la presenza di autorevoli esponenti della Chiesa, proprio per intrecciare anche le esperienze e le valutazioni. E faccio mie le preoccupazioni, chiuso, del sindaco, perché ci sono alcune partite che non penso che ne abbiamo perso, soprattutto sul fronte dell'energia.
questo noi lo abbiamo detto alla nostra conferenza di programma, no, non è stato sbagliato investire nelle energie alternative. Forse se si fosse fatto più sul fotovoltaico e meno sull'eolico, se oltre alla politica di incentivazione alternative, ma questo non è un problema solo della Calabria, è un problema del paese, ci fossimo preoccupati anche dell'industria che produceva le tecnologie, l'impiantistica a supporto di questo, noi non saremmo stati tributari dell'impiantistica tedesca e degli altri paesi europei. Ma questo è un'occasione persa? No, è un'occasione di frontiera del futuro, ma anche del presente. E anche la possibilità di sviluppo di una componente industriale nuova e moderna. Così come quando il sindaco dice sulla sanità. L'altro aspetto è noi stiamo cercando di disincagliare tutta la discussione che c'è sulla sanità e sul sistema sanitario tra chi dice che va tutto bene e chi dice che va tutto male. E quindi i fronti sono compatti e chi mette le mani o viene sparato dall'altro, o in senso contrario, ovviamente. Invece noi vogliamo fare uno sforzo di comprendere come queste trasformazioni, le difficoltà che si stanno determinando, presuppongono un modello di sistema sociale e assistenziale nuovo e diverso, per cui non c'è solo un problema di risparmio e di efficienza e di qualità delle prestazioni, ma c'è anche in rapporto alla trasformazione dei soggetti e della domanda una modalità di servizio completamente diversa, in cui anche le compatibilità finanziarie vengono messe, ne stanno discutendo le regioni più attrezzate del sud, la Lombardia, la Romagna. Credo che questo sforzo, la politica, ma anche il mondo sindacale e culturale, deve farlo perché i vecchi sistemi sono saltati e noi ancora non abbiamo individuato. E quindi da questo punto di vista noi lavoreremo. Poi io penso che, d'accordo a mettere tutte assieme, ma se già Catanzaro rappresentasse un modello, come detto stamattina alla Banca d'Italia, di concertazione del sistema imprenditoriale, del sistema bancario, del sistema del mondo del lavoro, delle istituzioni locali, per mettere assieme, fare uno sforzo condiviso, sarebbe un segnale importante che anche come festa abbiamo dato. Modello trainante che ci dobbiamo dire, insomma. Bene, Danilo Gazzo, tra l'altro sei stato anche assessore in questo comune, no? Assessore dello sport. Raccontaci di queste serate. Ecco, non dell'assessore, di queste serate. Parliamo invece della, sì, come si diceva, la crisi della cultura. Intanto è normale che c'è la CGL, perché altrimenti nel dibattito politico di queste cose non se ne parlerebbe. I partiti si occupano di altro, quindi, ahimè. Anzi, qualcuno ha detto che con la cultura non si mangia. Questo è, diciamo, scientificamente ed economicamente sbagliato, perché abbiamo fiori di studi sulla produttività del comparto turistico-culturale, e l'Italia potrebbe vivere solo di questo, con visto il patrimonio che c'è. Io voglio solo citare un documento che non so se voi avete visto su internet, l'ultimo concerto dell'orchestra della TV greca. E allora, pensare che nella culla della civiltà occidentale e del mondo si intervenga in questo modo violento a chiudere, diciamo, l'espressione della cultura, è una cosa che fa male non solo al cuore, ma credo a da qualunque punto di vista. Allora, quindi, diciamo, non è campato in aria il fatto che poi alla fine tutte queste proposte, questi dibattiti ci sia della musica, perché si è detto il legame con il territorio, eccetera, per cui io mi soffermo solo brevissimamente
sulle due conclusioni delle serate. La prima, che hanno, vedranno tre gruppi calabresi, Farete, Farfone e Radici Calabre, che rispetto ad un panorama anche modaiolo, diciamo, che era ormai imperversa, rappresenta una piccola eccellenza. A proposito, sempre a proposito di cultura e di economia, in Calabria ci sono gruppi musicali che fatturano fino a 1 milione di euro all'anno in questo settore qua. Ma non c'è un'industria culturale, non c'è un management culturale locale, perché questi gruppi sono gestiti da agenzie che vengono da Roma. Questo per dire, anche in questo settore qui, dove sarebbe possibile, dove non servono grandi strutture, diciamo, di investimenti iniziali, anche questo non viene. E quindi, diciamo, questi gruppi che, diciamo, interpretano a modo loro una storia e un patrimonio culturale. E poi la seconda serata, in cui Simone Cristicchi è ospite dell'Orchestra Popolare Calabrese, che mi onoro di dirigere. Questa è una produzione che è nata in un festival, il Festival di Tarantella Paolo, che è stato fatto 2 anni fa, così come prima quella con Piero Pelù, oggi quella con Simone Cristicchi. Perché? Perché noi abbiamo sempre scommesso sul valore nazionale e internazionale del nostro patrimonio musicale, e abbiamo sempre lamentato che non ci fosse stato un Astor Piazzolla della Tarantella o un Martin Scorsese che avesse portato, no, come l'ultimo film che è stato sul blues, sulla musica americana. E allora, però, siccome ci credono per davvero, abbiamo chiesto prima all'uno poi all'altro di non solo di lasciarsi riarrangiare alcuni dei loro brani, ma di cantare in calabrese e di cantare su alcune canzoni nostre. Quindi questo è quello che avverrà. L'esperimento è stato già fatto una volta e ha funzionato molto bene, quindi immagino che a maggior ragione sabato prossimo nella platea di Catanzaro possa andare benissimo. Tra l'altro, il legame di Cristicchi con la Calabria è molto profondo, perché la canzone con cui vinse Sanremo nacque proprio a Girifalco, dopo la visita a Fatima, e quindi, diciamo, ricomponiamo questo cerchio con all'interno di questo. Collabora tra l'altro con un bel artista della Brescia, per cui dottore Pascuzzo, dove si conosce ancora oggi. No, tra l'altro, Simone Cristicchi ha avuto anche una grande sensibilità in questi anni a portare avanti progetti diversi, a parte quello all'interno di tutti gli ospedali psichiatrici, proprio una collaborazione con il coro dei minatori di Santa Fiora, della Toscana, delle Alpi. C'è una persona con un califano, ho visto sulla Roma, che mancano le proposte, molto spesso, come dicevo. Cioè, dei promoter che possono valorizzare i nostri artisti. Sì, anche qua c'è anche la proposta, perché per esempio sulla vicenda dei finanziamenti sulla cultura, la regione recepisce quando i comuni fanno istanze o chiedono dei progetti particolari per essere finanziati. Noi l'abbiamo fatto per il teatro, l'abbiamo fatto per tanti altri, per il San Giovanni, che ha avuto finanziamenti. Il problema è che molto anche la proposta, come diceva il segretario regionale, sulla regia alternativa ancora facciamo in tempo. Io voglio dire onestamente che c'è anche una giunta che è abbastanza, che recepisce le istanze con la questione della sanità, no? Prima faceva un accenno anche sul regionale sul fatto dell'assistenza. Io parlavo di altre cose, ma avendo aggiunto il fatto dell'assistenza, anche noi, il confronto che è nato dalla vicenda di Catanzaro è un confronto positivo, poi sostanzialmente. E anche questo fatto di voler intervenire per ridurre la spesa sanitaria e dare maggiore qualità, noi dobbiamo sostenere anche chi fa questo taglio politicamente. Ieri abbiamo fatto anche con la conferenza dei sindaci, perché poi siamo consapevoli, ci sono ospedali fotocopie che vanno chiusi, ma poi bisogna però migliorare l'offerta sul territorio, e noi lo stiamo facendo come? Con
sui presidi delle guardie medie sul territorio. Lo stiamo facendo, quindi svuotando anche i pronti soccorsi, perché i pronti soccorsi sono stati pieni, quindi c'è la possibilità di intervenire, che non c'è. Dobbiamo essere veramente propositivi, dobbiamo fare le proposte, ma la proposta è quella. Quindi quello che diceva Danilo è giusto, che alcuni promotori valorizzano i nostri artisti, ma non riusciamo a farlo in Calabria. Però non ci sono le proposte, perché se va alla regione, dalla parte dell'ente locale, ci sono sempre le solite, i soliti bandi, la parte iniziale, il progetto fotocopia, il progetto fotocopia. Quindi il problema è nostro, perché non si è mai essere diversa la regione, per dire la verità. Il problema è nostro, le proposte che possiamo fare. Beh, in questo caso la Cigella l'ha fatta, la proposta è... E ci auguriamo. Solo una chiosa su Cristina Cirifà, perché proprio per stare dentro il contesto faremo una conferenza stampa. Poi a parte col sindaco di Girifalco che stiamo concordando, anche perché insomma vogliamo farla lì, lì all'ospedale, ma Cristi chi sarà a Girifalco per prendersi la cittadinanza onoraria, perché il comune ha voluto, in base a quella canzone, in base a quell'esperienza, insomma, onorarlo della cittadinanza, però è una cosa successiva che spiegheremo naturalmente insieme al sindaco di Girifalco, perché insomma non è presente, perché vorremmo valorizzarla proprio nel territorio di Girifalco. Bene, parola ai giornalisti, se qualcuno vuole intervenire dei colleghi. Se no... Ci vediamo al concerto. Va bene, grazie a tutti. Grazie.